dalla rete alla radio, dalla rete alla radio, dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Facebook. Ci ha ospitato la nostra Gabriella e niente, ci vuole raccontare la sua storia, che è una storia molto bella e molto particolare. Sì. Che tipo di patologia hai avuto? Aneurisma cerebrale. Due aneurismi cerebrali. Quindi due aneurismi che ti hanno portato, credo, alla perdita di conoscenza per qualche periodo di tempo, vero? Proprio coma. Poi ho ripreso, però non ricordo niente. E quindi scusa, tu hai fatto un coma di che tipo di lunghezza? Poco. Io stavo mangiando e forte mal di testa che avevo già da tanto tempo, però quella sera è stato più forte del solito e sono svenuta. Sei svenuta praticamente. Sì, però non è un svenimento normale, perché io poi lì, diciamo, questo famoso tunnel l'ho attraversato qui a casa. Quindi è successo nell'ambiente familiare. Quindi tu sei svenuta praticamente? Sì. Hai perso i sensi e è scivolata, diciamo, questo tunnel tremendo. E istantaneamente ti è successa questa cosa che adesso ci racconterai, in sostanza. Sì. Quindi a casa. A casa. Dopodiché, dopo sei andata in ospedale? Cioè sei rimasta in coma o ti sei ripresa dopo? Sì. Ha detto che io rispondevo, ma non ricordo. Però questo a casa, questo tunnel qui, sono scivolata, è come una forza mi spingeva verso, però fa male, stavo male, la cosa che mi viene in mente, la cosa più che devo smettere di fumare, perché stavo così male. Poi mi sono sentito come spinta in fondo, non so dove, e lì breakout, proprio non come se fosse staccata la luce, buio totale. E diciamo, mi sono alzata, io dico così perché mi sono alzata, mi giro, vedo un corpo, ma era mio sicuramente, ma era come una cosa, non lo so come, io non so, infatti non capivo, mi vedevo questo, però giravo al buio e a un certo momento mi sono girato, ho visto un alone di luce e in fondo c'era mio padre che era morto l'anno prima e io sono andata come al rallentatore, andavo verso mio padre, e però col pensiero, non è che vedevo, non parlavo, col pensiero, ma babbo, sto morendo o devo morire, non capivo, no? Perché stavo, e lui mi carezzava e piangeva, mio padre, però devo dire che questa sensazione di pace è una cosa che non, bellissima, per così. Poi a un certo momento è stato come uno squarcio di luce che arriva grande, molto forte. Forte, e da lì questa luce arriva mio amico che è morto di diversi anni prima. È venuto verso di me
e ha detto vai via, va via, e mi ha preso per un braccio. Io volevo stare come padre, invece lui mi ha dato uno strattone e mi sono come buttato nel corpo, questo mi ricordo, ho fatto proprio così. E mi ricordo questo particolare, che ho visto mia mamma e mio marito che mi chiamavano, che io stavo dicendo ma perché devo stare con mio padre, no? Perché eri legata alla figura di tuo padre, molto. Evidentemente. Quindi amici, la nostra Gabriella ha subito o vissuto, diciamo, una forma di proiezione astrale che l'ha portata a vivere questa esperienza e niente, tutto quanto è durato più o meno. Il tempo non si non si sa. Non esiste tempo. E dopo mi hanno raccontato che da Sassocorvaro, a parte c'era un medico che di guardia che era una crisi isterica. Pure. Sì. E grazie a Dio avevo. Che mi ha portato da casa? All'ospedale c'era una bravissima infermiera che conoscevo da tanti anni. E lei ha capito che c'era qualcosa di grave. Quindi quando è arrivata giù all'ospedale. Mio marito l'ha fatto chiamare un altro dottore, fai subito, chiama un altro, è venuto un amico da ragazzi, eravamo molto amici, e lui è venuto di corsa, mi ha visto subito che la situazione era urgentissima, mi ha mandato subito a Pesaro, e quello come marito, quello che mi portava all'ambulanza, e ho detto dai che adesso non è niente, vedrai che lo portiamo a casa, inizia da lì di corsa Ancona, e da lì dopo c'era questo, mi è stato raccontato perché io non ricordo niente, e che c'era il primario e un altro dottore, quello che apre, e detto che la situazione era molto pericolosa. Che se apriamo non sappiamo cosa troviamo, e ha chiamato questo un altro dottore che guarda, io dico destino, questo dottore che è bravissimo, ma questo dottore a volte è in America, a volte all'estero per congressi, era lì o era di guardia, non ricordo, e l'hanno chiamato, lui fa con metodo endovascolare, perché lo facevo solo lui queste cose, e prima gli ho detto guarda prova così, e se non va apriamo e va, tanto non c'è niente da fare, e ha fatto questo intervento alle 5 della mattina penso. In che anno è successa questa cosa? 96. Ah, quindi gli anni subito dopo ci siamo. No, noi ci siamo conosciuti nel... No, era il 2005-2006, sì. E mi ha fatto questo intervento, l'intervento è andato bene, però dopo 3 giorni... Ci sono state delle complicanze. Sì. E ha avuto uno spasmo cerebrale. Spasmo cerebrale. E lì è stato... Anche lui si è trovato spiazzato per iniziare a aiutare. Non so, ha provato, non so cosa ha messo dentro, non so cosa ha fatto, però ho ripreso, però sono stata morta per qualche giorno, ero morta. Quindi in coma praticamente? No, proprio morta. No, proprio morta apparente. Morta apparente? Morta. Quindi clinicamente morta? Sì, sì. Per qualche minuto ho ripreso, e questo dottore ha detto non sapevo come uscivo fuori, se è arrivato al cervello, se gli ho toccato qualcosa. Comunque mi salva. Dopo lui ha chiamato mia sorella che stava vicino alla mattina.
ho detto guarda, è rinata e quindi no, però speriamo che non... E, a parte che insomma quando ero in coma, io adesso posso dire che perché ho fatto tanta confusione, non riuscivo a capire certi episodi che mi capitavano, non riuscivo a capire. Chiedo scusa, quindi questi episodi che ci hai raccontato prima sono successi più di una volta in pratica o una volta sola? Allora, in che senso? Queste diciamo fuoriuscite, no? Questi piccoli viaggi che ha sì, avuto. Il primo l'ho avuto a più di casa. Uno, quindi. È quello che ci ha raccontato prima. Sì. E poi quando sono arrivata ancora, ma io non c'ero, nel senso mi sono trovata dall'altra parte. Sì, questa si chiama proprio proiezione astrale. Quindi chiedo scusa, quindi in pratica, cioè, quando lei è andata ancora, che sì, l'hanno dichiarata clinicamente morta, in sostanza. Aspetta, facciamo una cronologia, in pratica, prima volta, qui a casa. Okay. All'Ancona, e da lì mi sono trovata, dall'altra parte, mi vedevo stesa dalla lettiga, legata, che c'era mio marito con, sicuramente tirava il vento, ma io non sentivo niente, però mi vedevo come nel film, vedevo mio marito. Però era, cioè chiedendo poi a suo marito, era un'immagine reale quella? Sì, sì. Quindi una situazione, ok. Sì, okay. Ma io non sapevo, e vedevo questa vetrata dietro, no? E questa barella che andava, ho detto, ma io dicevo, ma che è successo? La stavano portando ad Ancona? No, ero già in Ancona, infatti faccio fatica. Ah, ok. Da Sascolvario, da Pesaro e poi Ancona. Quindi sono arrivata lì ancora, ma... Allora, ma... Vedevo mio marito che stava così parlando con un camice, non so. Poi lì niente. Poi mi sono trovata un'altra situazione che... sempre tornare dall'altra parte, mi vedevo che stavano tagliando i capelli, io vedevo stesa uno che mi tagliava i capelli, rasata, capelli corti. Ah, io, ma... ed era reale poi, cioè poi ma io, perché dovevano fare l'intervento. Sì, ah, ma io non... Praticamente sì, sì, nella... sì, quello che vedeva lei in questo tipo di situazione, che però comunque nella realtà stava succedendo, però lo vedeva fuori dal corpo. Esatto. E fra l'altro mi vedevo, vedevo una cosa qua, no? E mi ho detto, ma cosa mi hanno fatto qui? No, niente, è finita lì. E poi mi è successa questa cosa che a un certo momento mi sono trovato, ma io tempo l'ho perso, non sapevo niente. Mi sono trovata a un certo momento come, sai, quando tu fai così con una... tremavo tutta e le luci che non so come, non so, brividi, che sensazione, no, come tremare, e cercavo di aprire gli occhi, ma non, e poi sono partita, ma non so, e questa ho capito che è stato quando stavo morendo. Per cui in quel momento mi ricordo che ho visto mio padre che stava disperato, poi ho visto mio padre che sorridente. Questa è una cosa che... e questo... questo fatto della morte, io non... è una cosa bellissima che non ho... non ho sofferto, vedevo che, non so cosa, avevo tipo spasmi, cose. Molti ci raccontano di questo tunnel, di questa sì, luce in fondo al tunnel che vedono. Tu sì, che hai vissuto, diciamo, in parte questo tipo di esperienza, raccontaci che cosa hai visto, cioè che hai provato in quel momento. Ecco, proviamo a ricostruirlo dal punto di vista, esatto, come dice Luigi, delle sensazioni, cioè cosa succede in quel momento, cioè,
ovviamente non senti più il corpo, qual è la sensazione di non sentire leggera. Tu c'hai, non lo so, quindi non senti più i fastidi fisici che uno può avere, un respiro affannato, che ne so, senti caldo, freddo, niente, una pace totale. Ok, pace, quindi una situazione abbastanza di silenzio, eccetera. Quindi dal tuo punto di vista tutto questo è reale? Sì, perché io nessuno poteva... io pensavo di aver sognato. Quindi i dialoghi sono col pensiero? Sì, cioè, sì, è per dialoghi poco, solo con i padri, solo... E vedere, per esempio, dopo, quando ho ripreso, dopo questa morte, diciamo, poca, pochissima. Sì, vabbè, preapparente, però, diciamo, dai. È come mio padre, non l'ho visto il padre, però è come lui che mi dicesse, io sto in un posto bellissimo, infatti ho visto una cosa, non riesco a... A decifrare, no, quello che è. Non riesco neanche a ricordare da quanto. Non si può descrivere. E come lui mi dicesse: sto bene, adesso tu sei salva e non piangere più, perché io ho pianto tanto. Eh beh, per immagino, un anno immagino. Intero. Ti volevo chiedere a Paese il dialogo che c'è stato con la mamma. Perché mi sento. No, 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 io l'ho visto un attimo quando. No, lei mi ha detto. Mi chiamava quando ero a casa, mi ha chiamato, ma io... Cioè la prima volta che ti è successo, sì, no? Lei ti chiamava, cioè, Gabriella, voglio... Io ho detto solo perché, perché questo mio amico mi stava trascinando via alla vita, ma io volevo stare... Eh beh, è ovvio, con i parenti. Infatti, ecco, ricordi qualche particolare che tu magari volevi comunicare con tua madre? Io lì e lei non ti sentiva? Infatti, cioè... Però mi ricordo quando, sicuramente quando ero... Cioè il pensiero, che perché questo è bello capire, quali sono proprio dal punto di vista delle sensazioni, no? Cioè in questo tipo di situazione, il pensiero, cioè quello che puoi pensare tu adesso o quello che tu pensavi allora, cambia o è lo stesso? Cioè come pensi la persona, le sensazioni rimangono invariate. Non so se mi sono saputo spiegare. Non so, sono... Cioè, qual è la differenza tra te, no? E in un momento di benessere, in una situazione particolare, eccetera, quindi quando tutti noi pensiamo, però, cioè, quando siamo coi piedi per terra, qui, in questo mondo, e quando invece ti trovi in questo tipo di situazione, il nostro pensiero, il nostro cervello rimane uguale o cambia anche il modo di pensare e vedere le cose? Cambia? Si cambia... Molto? Molto. Ho capito. Io, infatti, quando... E a parte sono stata 22 giorni di coma e una settimana in reparto, ma io mi ricordo che mi sono trovata una stanza e poi un'altra, e allora non riuscivo a capire, e sono ospedale, ma prima ero in un'altra parte, non lo so. E va bene, dopo sono, non vi ho portato a Rivelazione Santo Stefano, e io non potevo parlare, non camminavo, niente, ho dovuto ricominciare tutto da capo, quindi è stata una cosa, una lotta. Quindi una lunga lotta. No, perché hai dovuto imparare di nuovo i gesti. Anche in particolare che io, quando ero in coma, mi vedevo come allo specchio. E mi vedevo tutta storta e cercavo di mettere a posto, perché era tutta così, no? L'occhio qua, oddio, nella realtà c'era questo? No, io non sapevo niente. No, e poi avrei chiesto, immagino, cioè che cosa stava succedendo nella realtà, no, non hai chiesto. No, io non sapevo niente. Quando sono andata Rivelazione, la mia paura di scordare quello che ho visto, che ho sognato, però... Sì, vabbè, l'esperienza che hai vissuto. Sì, però... Non la volevi dimenticare, è stata così bella e positiva che c'è... Non la volevo dimenticare. La tua paura era quella di
tornare poi e dimenticarti quello che sì. era successo, quindi voler conservare il ricordo di questo. Cercavo di spiegare, ma non riuscivo a parlare, poi a un certo momento, quindi nessuno sapeva, nessuno mi ha detto cosa è successo a me. E non portavo, io vedevo che ero macerata, ma non sapevo cosa ho fatto, sapevo che non potevo parlare, non potevo camminare, ma non mi interessa niente. La bellezza di quello che ho visto non mi interessa niente. E dopo ho cercato di far capire piano piano. E una volta c'era mia mamma, una fatica, però cercava. Ho detto, mamma, io ho un buco qui, qualcosa qui, non un buco, qualcosa qui. Ma io mi sono anche vista rasata, i capelli rasati, perché non mi ha mai messo davanti allo specchio, non potevo, non ho. E questo, mia mamma è rimasta così, perché qui mi hanno entrato con questo sondino. Sì, ma però io non sapevo. Non potevi, sapevo. Mia mamma è rimasta, e come ho raccontato, a mio marito, che lui mi portavano e lui stava con la giacca, era freddo, anche lui è rimasto male. Ma la cosa più bella, dopo quattro anni di controlli, io mi è rimasto nel cuore questa stanzetta dove ho vissuto il 20 dei giorni. E io non avevo pace, perché ancora ce l'ho foto lì davanti, e ho chiesto, c'era una dottoressa e un'infermiera, se potevo andare a vedere la rivelazione. Lei ha detto, signora, ma scherza, non si può. Ho detto, guardi, non è una curiosità, per me è importante. E mi ha detto, guardi, io sono stata qui anni fa. Ho detto, ah sì, ho detto, come si chiama? Santoro. E lei, Santoro, si guardavano, il caso rarissimo, più unico che... Ho detto, sì, mi ha fatto andare subito. E allora arrivo in cima, c'era una porta del metallica, si affaccia due infermiere, uno si guardava il nome, ma ci guardiamo di te, no, come persona, ma te non eri così, ero proprio trasformata. E loro hanno fatto entrare, mi ha detto, no, ho sbagliato, avevo sognato. Invece sono entrando, c'era un piccolo corridoio, poi c'è un altro corridoio stretto e una seranda lunga fino a... Mi affaccio questa vetrata, mi ha avuto brividi. Questa stanza è qui. Ho visto quando ero occhi chiusi. Che praticamente quando eri lì in coma hai riconosciuto il tuo ricordo, ma io non era così potevo... forte, poi lo ha riscontrato nella realtà. Sì, ma io non potevo sapere. Preso in maniera precisa. Poi se uno quando è in coma, anche se apre gli occhi, puoi vedere solo. Chiaro, non puoi campo visivo molto limitato, è ovvio. Una visualizzazione, diciamo, tridimensionale. Io ti volevo fare una domanda specifica. Ho letto molti libri che parlano di proiezioni astrali, praticamente l'esperienza che hai vissuto tu, l'uscire dal corpo e fare questo tipo di viaggi, che appunto si chiamano viaggi astrali, e riconoscersi sul lettino o sul punto da dove te è successa la cosa. L'unica cosa che nei libri che ho letto manca, perché tutti parlano di questo filo che ti senti legata al posto dove, cioè da dove vieni, no? Nel tuo caso te eri sulla barella, mi pare, oppure sì. Quando ti è successa a casa, molto probabilmente per terra. Ecco, di questo filo immaginario, diciamo, lo chiamano il filo d'argento, che ti lega al punto di partenza e che quando hai visto tuo padre, cioè tu ritieni che era il tuo amico o c'era un'altra forza estranea che ti ha tirato
di nuovo indietro, cioè che ti ha riportato alla vita terrena? Io non ti so rispondere, io non sono... No, questo è un libro che mi ha... Non so spiegare questo. Cioè ci stava questo amico che ti tirava verso, verso il terreno, perché diciamo. Ero questo ragazzo, ha avuto una storia di droga, tutto, poi è morto di ADS. E io ho cercato di stare vicino, aiutarlo, perché è un ragazzo che meritava, un ragazzo d'oro. Certo, in momenti, però io ero molto legato a questo ragazzo, mi volevo molto molto bene. E quindi penso che lui mi ha avuto in aiuto, e il fatto di mio padre non parlava, che piangeva, e poi io, mi ha spiegato una persona sensitiva, mi ha spiegato che perché mio padre non parlava, perché tuo padre se era contento, è venuto da te, l'ho potuto vedere, però se tu stavi lì con lui, morivi con lui, morivi. E quindi mio padre, la sofferenza che ho avuto per un anno, la morte di mio padre, io ero disperata. Quindi l'ho visto, ma io l'ho sentito il giorno prima, prima di stare male. Ho sentito qualcosa che, non so, sono quelle cose di uniche nella vita, dai. Sì. E comunque. Io se mi consenti vorrei far vedere. Posso? Sì. Vorrei far vedere la nostra Gabriella. Com'era? Le mie figlie. E com'è? No, questo è. Cioè, com'è quando ti ho conosciuto io qua più o meno, no, dai? Io avevo 36. Ah, allora. Comunque è una ragazza bellissima. 23. È una signora splendida, 23. Nulla. Aspetta, scusa. Riusciamo? No, cane no. Cane no. Certo sì. Perfetto. Okay. Questa esperienza ti cambiano totalmente. Ti cambia la vita. E io vivevo, anche se con difficoltà nel parlare, anche ancora adesso, diciamo, però ho difficoltà, ma non mi sono mai alimentata, e anche mi ricordo che c'era una mia terapista, dopo un anno, venuto a trovare a casa, che nessuno ti scommetteva su di te. Quindi cioè inteso come ripresa delle attività, sì, quotidiane, in questo senso. Anche cioè. Il dottore che è un miracolo vivente, perché dopo 3 mesi un controllo, sono andato ancora, camminavo un po' così. Lui mi ha fatto così, fatto, signora, ma è rimasto una cosa... Una fibra forte è anche diciamo la forza, la grande forza di vivere che ci abbiamo però, tutti noi dentro. Però è una cosa bellissima, perché tu ami tutti, non hai anche cioè si hanno meno rancori, cioè si sorpassano diverse cose, si vede proprio no. La vita prosegue da un punto di vista diverso, più spirituale, più... Vivi in un modo diverso, più bello, più... ma purtroppo... Da allora ti è capitato qualche altro segno, qualche altra cosa? Cioè... Io adesso, mi è successo quando è morto mio suocero, che io ho sentito quando mi sono svegliata all'improvviso, ho visto mio suocero in fondo al letto. Era le 2:30, è morto. Io l'ho saputo il giorno dopo. Nell'attimo del trapasso è passato a salutarti. Sì, e ho ben successo altre 2 persone, anche una mia amica. Questo mi è capitato tante cose, però io cerco di
Sì, di non pensarci. Insomma, in pratica si sono aperte alcune porte. Sì, esatto. Però, che però tu male, non le vuoi aprire, le vuoi tenere semi chiuse, diciamo così. Dico una cosa, c'era una signora che prima era la metà, ma la vedevo al bar, mi dava fastidio. Ma ho detto, come mi dà fastidio questa persona? Ho detto, ma non è possibile. C'era qualcosa... A pelle proprio. No, a pelle, ma nel senso che non perché c'era qualcosa... non riuscivo a capire. La mattina questa persona è morta. Quindi mi capita questa cosa e anche persone che stavano già male, io andavo a trovarli, magari tumore alla fine, però sentivo il momento del trapasso che morivano e questo non ti fa stare so, bene sì, però mi sentivo vicino a queste persone e riuscivo non so come una comunicazione, no, che io penso quando uno si è alla fine. Tu lo senti, io il pomeriggio quando sono stato male, io sono stato per telefono, mia mamma, sono andata da tutte le parti perché come senza sapere niente, come se fosse qualcosa che sono andato, una sensazione forte. Sì, sono andato alla mia mamma al pomeriggio, la stretta forte, che mia mamma ha detto, ecco perché tu mi hai dato la stretta forte forte che ma tutti i giorni mia mamma la vedevo. Ho comandato le amiche a Roma, a Milano, e come dire, per sollevare tutti. Va bene, allora, cari amici, abbiamo intervistato la nostra Gabriella, ci ha raccontato la sua esperienza di vita, e sempre qua su Montefeltro TV. Grazie e alla prossima.